Samuele Anastasio, il match in diretta, esclusiva streaming su Serie C TV, ospitato come sempre su elevensports.it. Viaggianti, palla in mezzo, il colpo di testa, pallone sul fondo. In questa stagione anche l'ottimo campionato, occhio a Canotè, entra in aria il tiro, prima vera occasione della gara. Poi c'è Statella, può metterla in mezzo, l'1-2 ancora con Canotè, il tiro cross, altra deviazione. Poi Casoli, l'1-2, ben riuscito, Favalli entra nel rigore, il cross in mezzo e la palla termina di un niente sul fondo. E Castro poi con Maita che va via molto bene, chiama palla Canutè, c'è il fallo di Bucolo. Attenzione perché Bucolo era già ammonito e c'è il cartellino rosso. Maita parte il tiro sul fondo. Di Piazza, va sul mancino, entra in aria, parte il tiro sul fondo. La retroguardia del Catania, in mezzo, non è finita, arriva Tascone, spara alto in curva. Sinistro, non se la sente di calciare, calcia adesso, arriva Maita, prende il tiro e spara anche lui, alto sopra la traversa, con Biaggianti. La partita adesso la sta facendo il Catanzaro, con il Catania che si difende. Casoli, parte il cross in mezzo e c'è il gol del Catanzaro con Daniele Celiento, 1-0 al minuto numero 11 della ripresa. Palla in mezzo di Piazza, la sfiora soltanto e di Gennaro. Intanto un altro cambio nel Catania, palla in mezzo per Canutè, posizione regolare Canutè, il tocco per il 2-0 di Tascone. 2-0, il Catanzaro ha raddoppiato con il primo gol. Il controllo, il cross, poi il retropassaggio, arriva adesso la girata di Nicastro. Che non ci siano scorrettezze in area di rigore. È partito Maita, Martinelli, il pallone esce di poco. Finta su Biondi, arretrato per Casoli, va al tiro Casoli. Risolo. E la conclusione con i pugni di Gennaro, centralmente, rischiando qualcosa, poi Rizzo è lontano. Casoli prova a partire, Fischnaller, posizione regolare, Fischnaller tutto solo, entra nel rigore, Fischnaller, il sinistro, il palo, poi Nicastro! 3-0! È finita con il gol di Francesco Nicastro! Il gol numero 4 per lui, al minuto numero 4.